Benvenuti nel secondo episodio di Hogwarts Legacy. E siamo nel dormitorio di Serpeverde. Ma abbiamo passato la nostra prima notte a Hogwarts. E direi di iniziare ad esplorare, raga. Si mangia la mela, perfetto. Sono super emozionata, non vedo l'ora di esplorare tutto l'esplorabile. Allora, vediamo un po'. Io faccio Revelio così. Ok, non mi sembra che ci sia qualcosa da aprire. Comunque è un peccato che non ci sia il Quidditch, ragazzi. Cioè, com'è possibile? Questa è una grave, gravissima mancanza. Oh, io devo andare di qua, ma prima di andare lì... Mele basta, raga. Forziere. A noi che rubiamo i soldi di altri. Ok, magari è la cassa comune, ma dubito fortemente questa cosa. Comunque sembra che siamo sotto le fogne. Adesso non per dire... Cioè, bello, ok. Però mi sembra un po'... No, ragazzi, un pupazzetto! Non mi ricordo come si chiama questo animale! Questa è la mia grave mancanza. Va bene. Possiamo rubarglielo? Cioè, io glielo ruberei subito. Mela. Ok, ragazzi, dai, non mi sembra ci sia qualcosa nei dormitori. Andiamo, seguiamo la nostra missione. Però aspettate un attimo. Ok. Rebello. Andiamo. I serpenti sui corrimani. Qui c'è qualcosa. Questa continua a mangiare, mangia e basta. Beh, sembra un po' me. Allora, vabbè. Oh, che bella la sala comune. L'ha detto con un tono proprio di stizza. Povero Giorgio. Hai visto che è entrata teatrale ieri sera alla fine dello smistamento? È mica colpa mia? Certo che è strano iniziare una nuova scuola così tardi. Vabbè, tutti che parlano di me. Cominciamo a introdurci. Ma questo qui è il figone di cui tutti parlano? Andiamo un po'. Sì? Che c'è? La crush di tutti? Ah, sei il nuovo arrivo. Sono Sebastian Sallow. Benvenuta a Serpeverde. Grazie. Non tutti vengono scortati qui dal ministero. Era un amico del professor Fig unitosi a noi solo per il viaggio. Comunque, è notevole. Poveretto, che brutta fine. Per fortuna tu e Fig state bene. Ok, è stato eccitante? No. Insomma, bene tutto. Insomma, è stato terrificante. Il professor Fig e io siamo stati fortunati a uscirne vivi. Hai ragione. E come avete fatto? Sono ancora un po' confusa, sinceramente. Non volevo essere insistente. Pensa a sistemarti, ne riparleremo un'altra volta. Cosa stavi leggendo? Un libro di incantesimi. Ci sono diverse cose interessanti, ma non esattamente quello che cercavo. Scoprirai che i nostri libri di testo non contengono tutti gli incantesimi di cui potresti avere bisogno. Ah, ma lo so bene, Sebastian. Intendi? Mi stai dicendo che ci sono degli incantesimi non insegnati a Hogwarts? Quali? Ho incontrato uno spirito affine, a quanto pare. Ma ne riparleremo un'altra volta. Mi ha fatto piacere conoscerti. Buona fortuna. Io adesso lo voglio sapere, se basta. Questo non me la racconta giusta. Ha la faccia da innocentello e invece hai capito. Forse ho capito perché sei la crush di tutte. Allora, andiamo avanti. Dobbiamo presentarci a Imelda e Infaustus. Che il Quidditch è stato
cancellato, Madama Kogawa fa la bella vita. Un giorno avrò un telescopio tutto mio. Ho già deciso che Giove è il mio pianeta. Tanto riglio un po' le conversazioni degli altri. Ammiriamo anche un po', insomma, la sala comune. Molto bella. Anche se mi dicono che la più bella è quella di Corvo Nero. Con quella mossa hai perso. Fidati. Ad alcuni studenti la manderei volentieri una strilletta. Non vorrei mica muoverlo lì. Ecco, guarda. Non dire che non ti avevo avvisato. Scacco matto. Te l'avevo detto. Doveva darmi retta. Oh, so chi sei, la nuova recluta dei Serpeverde, quella che è arrivata l'altra sera insieme al professor Fig. Tattica interessante. Arrivi e subito rubi le luci della ribalta agli studenti del primo anno. A proposito, io sono Imelda. Fossi stata con te, Fig, avrei potuto attirare lontano il drago. Ho un talento leggendario per il volo. Ce la siamo cavata bene da soli. Ce la siamo cavata bene da soli. E una scopa non è molto utile se si considera la natura incendiaria dei draghi. Ah, non sa pilotarla sono io. Magari uno di questi giorni ti darò qualche lezione. Posso insegnarti cose che la Kogawa non si sogna neanche. A tal proposito, vorrei allenarmi un po' con la scopa prima delle lezioni. Sembri saperne molto di scacchi magici. Ti piace molto gli scacchi magici, vero? Sapevi che quel ragazzo avrebbe perso? No, è un passatempo troppo calmo per i miei gusti. E poi non è abbastanza impegnativo. Le mosse sono sempre così ovvie. Perché gli altri non le vedono? Hai molto tempo da dedicare al volo qui a scuola? Lo trovo il tempo. Non c'è nulla come sfrecciare tra le guglie del castello e intorno al campo di Quidditch per schiarirsi le idee. Oh, simpatica! Arrivederci, Imelda. È stato un piacere. E adesso rimane in Faustus. Che mi sembra molto solitario come personaggio, però. Ah, ma tu muovi il mappamondo con la bacchetta? Ok. Insomma. Evitabile, però, ok. Sembra di averne sentita una. Bah, dubito che le sirene si interessino a noi. Ah, visto il brusio sollevatosi nella sala comune, presumo tu sia la nuova studentessa del quinto anno. Piacere, Infaustus. Infaustus Gaunt. È cieco? Piacere, Infaustus. Beh, il tuo arrivo è stato a dir poco memorabile. Visto che voglio farmi notare qui, tanto vale iniziare subito. Ah, sei decisamente nella casa giusta. Lo so. Se hai bisogno di aiuto per orientarti in questi primi giorni qui, non esitare a chiedere, anche se ne dubito. Ti aspettavi di finire nei Serpeverde? Sì. La mia famiglia, dal lato di mio padre, discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Ah, faccia! Non è che io ne vada particolarmente fiero. Era ossessionato dalla genealogia, un vero maniaco della purezza del sangue. Sfortunatamente molti dei suoi discendenti avevano idee molto simili alle sue. Quello studente ha detto davvero di aver sentito una sirena? Sì, ma non ho mai sentito di una sirena fuori dalla finestra della sala comune. È comunque divertente stare al gioco. A volte quelli del primo anno rimangono di vedetta per ore. Grazie, Infaustus. Felice di averti conosciuto. Il piacere è tutto mio. Fatti vedere ogni tanto. C'è la nuova Serpeverde del quinto anno? La professoressa Weasley ti aspetta vicino alle scale. Va bene. Interessanti questi tre compagni, insomma, di casa. C'è un sacco di cibo in questo dormitorio. Cioè, ovunque mi giro ci sono... Cioè, c'è cibo, vassoi con frutta, dolci. Perché ho preso scadente al gufo di trasfigurazione. Aia. Senza dubbio il momento più imbarazzante della mia vita. La strilletta, ragazzi. Piango. Comunque, non sono nelle fogne, però sono sott'acqua.
Interessante. Tanto ragazzi, io continuo a guardarmi attorno, cioè... troppo bello. Qua dentro cosa c'è? No, qua si tornava al... ma non c'è una mappa? Aspettate un attimo. Non mi sembra, vabbè. Ops. Non sono stata io. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Oh, ti ho visto, sai? Io che vandalizzo la scuola. Buongiorno. Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Lo farò. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Superare i... gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ecco qui. Che cos'è? È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Da questa parte. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. Cerca di stare al passo. Oh mio Dio! Perché non lanci Revelio su quella statua e vedi quali informazioni può darti la guida pratica. Ma questa cassa... no, scusa, a me non interessa la statua, mi interessa questo. Inquietante. Lo voglio aprire. Devo aprire tutti i casseri. Allora, Revelio. Allora, la statua raffigura il Kelpie, un feroce mostro acquatico mutaforma originario di Irlanda e Gran Bretagna, che solitamente assume le sembianze di un cavallo dalla lunga criniera. Il più grande Kelpie mai segnalato è il mostro di Loch Ness, in Scozia. I tuoi progressi verso il completamento delle sfide appaiono qua. Va bene. Le sfide della guida pratica sono l'unico modo per ottenere punti esperienza o EXP. Apri guida pratica. Va bene. Allora, questo è il tuo livello magico. Va bene. Gli EXP ottenuti dalle sfide aumentano il tuo livello. Bla bla bla. La guida pratica tiene traccia dei tuoi progressi nelle sfide. Ok. Sfide. Raccogliendo la tua prima pagina della guida hai sbloccato la nuova categoria sfide. Tutte le nuove sfide che sbloccherai nel corso della tua avventura appariranno qua. Ogni sfida è suddivisa a livello. Ogni volta che ne superi uno sblocchi delle ricompense speciali, dagli aspetti e potenziamenti vitali.
Le ricompense vanno ritirate nel menu sfide. Ok, va bene. Ingegnoso, vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa dentro e fuori il castello. Cosa devo cassare? Revelli ovunque. Fammi capire. Ma questo qui è il menu... cos'è? Delle skill? Vabbè, lo vedremo dopo. Ah, tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Mm-hmm. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila oh. E cerca la sala centrale. Allora, hai scoperto un punto di viaggio rapido, va bene. Puoi aprire la mappa in qualsiasi momento per viaggiare rapidamente verso le fiamme. Apri mappa. Oh, finalmente. Che bella. Allora, Hogwarts è divisa in due aree principali. Il lato sinistro della mappa comprende gli alloggi degli studenti e dei professori, le sale comuni della casa e la sala grande. E... la maestosa scalinata di Hogwarts. Ah, questa sono io. Selezioniamo. In questa visuale puoi vedere la fiamma della metropolvere. Quelle verdi sono quelle che hai già scoperto. Mentre quelle grigie sono quelle ancora da scoprire. Va bene. Il lato destro della mappa invece comprende punti di interesse scolastico come la torre di astronomia, la biblioteca e le serre. Ok. La professoressa Weasley ha sbloccato per te la fiamma della sala centrale. Usa R per ruotare la mappa e viaggia rapidamente fino alle fiamme della sala centrale. Va bene, quindi viaggio. Bene, quindi abbiamo scoperto il viaggio rapido. Quando è che potrò esplorare questo castello? Insomma. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede due lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Cosa imparerò a lezione di incantesimi? Esattamente quello che ti aspetti. Magie, incantesimi, fatture. Utilissimi. Penso che il professor Ronan ti piacerà. È un mago simpatico e perspicace. È un bravissimo insegnante. Potrebbe dirmi qualcosa di più su difesa contro le arti oscure? Il corso di difesa contro le arti oscure si concentra sui metodi per difendersi dai mali che sono in agguato oltre queste mura. La padronanza della difesa contro le arti oscure è indispensabile per gli aspiranti Auror. Fortunatamente, l'insegnamento di questa disciplina è affidato alla professoressa Eckhart, una docente di grande bravura. Ha per caso detto Hogsmeade, professoressa? È l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe e ospita negozi e pub. Troverai tutti i materiali scolastici di cui hai bisogno a Hogsmeade. Immagino che a suo tempo ci andrai anche per gustarti una burro birra in compagnia. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno e hai tanto da imparare. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica.
A giudicare da come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Abbiamo fatto una piccola deviazione venendo qui. Abbiamo esplorato delle rovine e... non posso aggiungere altro. Delle rovine, eh? Beh, immagino che il professor Fig abbia i suoi motivi per questo riserbo sui dettagli. Oh. Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì. Si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts, e lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Buona fortuna. E ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Sì, professoressa. Sì, segui le due lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Bene, me lo ricordo. Va bene, ho capito. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Parlavi di esplorare delle rovine con la professoressa Weasley. Oh, ma tutti origliano in sta scuola, cioè. L'ha presa alla sprovvista, ma non le ho detto altro sui nostri viaggi laggiù. Credo che sospetti che non siamo stati del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh. La professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Tu hai talento, è vero. Ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Aprila e dacci uno sguardo. Puoi seguire le missioni disponibili sulla mappa. Oh, santo cielo. Questo simbolo rappresenta le missioni principali. Completandole farai progredire la storia. Ok. Alcune missioni sono bloccate per requisiti di incantesimo livello. In questo caso sarà necessario. Va bene, ok. Puoi imparare nuovi incantesimi completando gli incarichi. Segui una missione con X. Ops. La mappa è incantata, ti aiuterà a trovare la strada. Mi tornerà molto utile, grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. La bacchetta! Il signor Ollivander ti piacerà, è un artigiano eccezionale, Ollivander. Il mio buon amico. Quando avrò scoperto qualcosa sul nostro misterioso medaglione, te lo farò sapere. Per adesso va bene, Fig. Sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare il gufo. Ma io non ho capito, cioè noi non siamo mai stati a una scuola per maghi?
Missione completata, ok. Lancia bussola incantata. La bussola ti condurrà verso qualsiasi elemento tu stia seguendo. Ah, ok, ho aspettato un attimo. Quindi noi abbiamo adesso due missioni principali, che sono lezione di fisa e lezione di incantesimi. Lezione di incantesimi. Ah, qua impariamo accio, qua impariamo levioso. Va bene così, dai. Ala di astronomia, forziere del tesoro 6, minchia, pagine della guida pratica 23, santa madre cielo celeste, Revelio. Ha fatto rumore però, eh? Perché ha fatto rumore? Aspettate. Eccola qua. Allora, questa elaborata fontana presenta statue finamente scolpite che rappresentano gli abitanti del mondo magico, incluso un gruppo di sirene in pietra che circonda la base. E ci ha dato ex. Ma quindi io veramente cioè, devo andarmene in giro? Che cosa mi sfugge? Non lo so, parliamo. Ciao, non credo che ci conosciamo. Oh, ciao, sono Lenora. Scusa se in questo momento ti sembro un po' distratta. Tutti mi credono folle. Samantha pensa sia uscita di testa. Ma è questo quadro! Non lo avevo mai notato prima. Se conosco Hogwarts ed è così, una cornice vuota non appare per nulla. C'è qualcosa sotto che va scoperto. E sei riuscita a saperne di più da quando hai iniziato a studiare il dipinto? Ho scoperto che lanciando l'humus si ottiene un qualche effetto. Ma non so come proseguire. Ci sono altri dipinti vuoti in giro per la scuola? Sì, alcuni. Tutto questo posto è in qualche modo un rompicapo. Se riesco a capire il rompicapo che si cela dietro a questo, capirò anche tutti gli altri. Devo iniziare da qualche parte. Se ho tempo darò un'occhiata. Potrebbe essere interessante. Io mi sono scervellata già abbastanza. Ti auguro di avere decisamente più fortuna di me. Ha detto che con l'humus... Quel punto potrebbe essere un indizio. Devo guardare lì intorno. Ok, c'è una statua... abbastanza grossa. Punto è, chissà dove sarà questo posto. Scusate, se io lo tolgo... No, ok, rimane lì, perfetto, meno male. Ma nella mappa mi viene segnata questa cosa? Domanda... Come falene verso la luce, il dipinto ha rivelato un'immagine che sembra ritrarre la sala centrale. Ah, quindi è qua. Deve essere qui, ragazzi. Aspettate. Noi siamo nella sala centrale, aspettate un attimo. In teoria sì. No, questa è la biblioteca. La sala centrale... Sala grande, cortile. Io qua mi perdo. Io già mi sto perdendo, ragazzi. Questa è l'ala di astronomia. Ok. Ma la sala centrale sarà la sala grande, secondo voi? Vabbè, insomma, poi lo scopriremo. O forse già te lo segna. Prova il punto raffigurato nel dipinto. Ah no, già te lo segna. Questo sembra il luogo dipinto nel quadro. Cosa avrà di così speciale? Revelio. Intanto c'è una pagina.
Oh, questa statua dal sorriso ossequioso rappresenta Gregory il Viscido, mago famoso per aver inventato l'unzione untuosa di Gregory, una punzione che fa credere a chi la beve di essere il miglior amico di chi la somministra. Bene. Lumos. Rimettiamoti al tuo posto, creaturina. Ma lì ce n'è un altro comunque. Sapevo che c'era un collegamento. Devo dire a Lenora che ho risolto l'enigma della cornice vuota. E Lenora è lì in alto. Non mi piace volare su una scopa. Come non ti piace volare su una scopa, ragazzi? Lenora, ho risolto il mistero di quel dipinto. Cosa? Come? Non te lo dico. Il dipinto, e poi ho usato l'humus per portare una falena fino alla cornice. Ha tutto senso. Che peccato, mi mancava così poco per risolverlo. Hai un talento naturale per i rompicapi. Anche Natti è molto brava. E Amit, anche se tende a dilungarsi con le spiegazioni. Bene comunque che tu ce l'abbia fatta. La falena. Potevo arrivarci anch'io. Ma non ci sei arrivata, Lena. Missione secondaria degli amici, 1 su 3. Ne mancano 2, ragazzi, i libri che volano. E comunque tutto si muove in questo castello. Allora, ragazzi, ho fatto un breve giro. Praticamente bisogna usare il reveglio ovunque, perché ovunque c'è qualcosa che non quadra. Intanto già casto Revelio e qua mi suona. Quindi vuol dire che c'è qualcosa. Comunque, vabbè, a parte questo, ho aperto questa porta qua. Ci ho messo un botto a farlo. Però tanto sono sicura che ce ne saranno altre di queste porte, sicuro. Quindi quando le incontreremo poi vi spiegherò come ho fatto ad aprirla. Comunque, adesso direi che è l'ora di andare, insomma, verso la missione principale, cioè le lezioni. Ok. Revelio. C'è qualcosa che suona. Eccolo là. Comunque il raggio di Revelio è molto ampio. Ok, una fontana del cortile di trasfigurazione imbellita da una viverna dove gli studenti si riuniscono per rilassarsi. Nonostante i pettegolezzi che dicono il contrario, probabilmente messi in giro da Sir Cadogan, la statua non rappresenta la viverna di Wai, uccisa dal vivace cavaliere. Bene. Ok. Cioè io praticamente tutto il gameplay lo farò così, andando in giro e castando Revelio. Sostanzialmente, quindi ogni 2x3 vedrete me che casto Revelio. Il laghetto. Che carino, va bene. E questo? Questo non è un gatto normale. Tutto bene? Ma veramente così? Io pensavo si trasformasse in una persona, invece no. Che carino. Revelio. Ma c'è sto suono che mi infastidisce. E ora che combini? Lì c'è qualcosa. Mamma mia, ragazzi, se continuiamo così mi perderò. Serratura livello 1. Mi perderò in questo castello, io già lo so. Lo so. Vabbè, raga, dai. Allora, dobbiamo assolutamente andare alla missione, ce la posso fare. Scila. Vai. Io vorrei capire perché suona, però va bene. Un'altra zona. Revelio. Yes.
Questo c'è una serratura e dietro c'è... eccolo. Questo ritratto raffigura Ilius, un giovane mago orfano che notoriamente riuscì a salvare il suo villaggio da un esercito di dissennatori. Wow, è dal mago oscuro Raxidian, evocando un Patronus a forma di topo. Interessante. Ancora suona! Suona ancora! È un continuo suonare! Non ce la posso fare io, ragazzi. Ok, saliamo. E siamo arrivati, siamo arrivati. Intanto... Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Sblocchiamo il viaggio rapido. E beve anche il tè. Cosa sta succedendo là in fondo? Rebelli. Questi armadi non me la raccontano giusta. Vado, ragazzi, è troppo grande questo posto. Cioè, io posso piangere. Ok, questo qui l'abbiamo trovato. Allora, questo è lo scheletro della timidissima fenice irlandese, o Ogurei, capace di predire l'arrivo della pioggia. Il suo desolato richiamo era un tempo ritenuto presagio di morte. Bene, quindi pagine raccolte 8 su 8, perché sì, voi non avete visto, ma sono andate in giro a raccogliere un po' di pagine. Che bello qua che suona. Però direi di frenare i miei impulsi dall'esplorare. Facciamo questa missione principale, va, questo no qua. Non me la cavo più. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi. Stupati giù! Hai il tuo mezzo? Sebastian! Bombarda! Professoressa Hecate, siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. È un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete. Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene. Con la conoscenza. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità, soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato, partendo da zero. Levioso! Ora, proviamo con qualcosa di più grosso. Iniziamo dall'incantesimo base. Visto? Il manichino ha deviato la magia. Ora lancia prima Levioso, poi l'incantesimo base. Un avversario sorpreso è un avversario debole, come Pruett mi ha aiutato a dimostrare poc'anzi. Levioso, bene? È fatto! Come sono brava! Molto bene, ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Iniziamo con voi due. Sebastian, ti farò il culo. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora, esigo un duello reale. Usa il suo Levioso
incantesimo base e proteggo. Ok. Potete iniziare. Ok. Dai, io so. Proteggo. La fortuna non c'entra. Ah, si deve ricaricare. Ok, ok, ok. Ottima forma. Lo so. Non può essere il tuo primo duello. Amo i duelli movimentati. Non male come prima volta. Devo dire che ti difendi bene. Se l'ho già trovata. Ti ho messa alla prova e ti sei dimostrata all'altezza. Punti per Sarpe Verde. Grazie, professoressa Hecat. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitare. Non mi piace questo mantello come è. Oggi credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti, perché non solo siete in grado di raggiungerla, ma dovete farlo. Un duello in classe è un conto, ma combattere maghi oscuri o, come sempre più probabile, goblin è tutt'altro paio di maniche. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari il signor Sallow saprà darti qualche dritta. Di nuovo, ottimo lavoro oggi. Avrò presto nuovi incarichi per te. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. La lezione è finita. Ok, ragazzi, perfetto. Allora io direi di concludere qua il secondo episodio. Ci rivediamo al terzo.